21:50 ancora in diretta dagli studi di Curva Ovest. Vi voglio preannunciare, prima Giulio parlavamo, intanto con noi c'è Tommaso Pecchioli. Lo possiamo inquadrare, Tommaso, che ti avevo detto, alla fine ti viene caldo Infatti e sto infatti per studiando. evitare la sauna si è messo in maglietta e mentre, citavamo prima il nostro direttore, no? Che domenica seguirà lui la partita, per una partita così importante, no? Come diceva la pubblicità del pennello, no? Per una parete grande ci vuole un pennello grande, no? No, e nulla, che ci ha concesso, come sapete, era la prima volta, era giovedì scorso, no? Sì. Questo blocco in più per permetterci, insomma, di avere più spazio, perché siete in tanti che ci telefonate, che ci mandate messaggi, che ci mandate le email e quindi dimostrate tutto il vostro affetto alla trasmissione. E con l'anno nuovo, come ho detto, non è che avremo ancora più spazio perché là dovremo togliere il telegiornale, però sicuramente cercheremo di proporre anche qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. L'idea di riproporre una marcord con le immagini, l'idea insomma di dare un tema della serata che questa sera vi ho un po' lanciato. Se vi piace il mercato della Lucchese, avete risposto per ora, non mi sembrate molto convinti, però saranno i fatti a testimoniarlo. Prima parlavamo di questa partita con la Correggese, abbiamo detto con Tommaso Pecchioli che lui purtroppo soffrirà in tribuna, ma mi dici, questa squalifica è la prima che prende in assoluto? Quest'anno sì, anche l'anno scorso non ho avuto squalifiche, quindi è la Quindi è la prima. prima proprio, Sì, diciamo, da quando giochi, perché diciamo prima di arrivare alla Lucchese non l'abbiamo ricordato, dove hai giocato? nella Cattolica Virtus, in una squadra di Di Firenze, Firenze. allievi, sì, non era. Quindi la Lucchese è la prima squadra con cui giochi a livello senior. Sì. Tutte Avevi fatto tutto il settore le livello giovanile, quindi giovanile, sì. tutto il settore giovanile. Giulio, vuoi dire qualcosa su Tommaso? Intanto ce lo teniamo in fondo. Ce la possiamo tenere anche in fondo tranquillamente, che Ma vado ne vuoi avanti per parlare in quest'anno. termini lusinghieri, spero. Assolutamente sì. Eh? Allora parliamone subito, così almeno saliamo la testa al toro. Ho notato che Tommaso, per esempio, la palla che ha avuto domenica, che ha aperto, diciamo, le marcature della Lucchese, intanto se l'è cercata, perché ha pressato il difensore, che magari non sarà stato un fulmine di guerra nel liberarsi del pallone, però ha fatto quello che il mister gli chiede, no? Il pressing, diciamo, sul portatore di palla, su quello che inizia, diciamo, la fase di gioco. Poi si è involato e in velocità, comunque sia, verso la porta, ha resistito a una specie di carica che gli ha portato, insomma, quel giocatore che ci ha avuto a fianco, e poi ha tirato lì con forza e ha fatto un bel gol domenica. Quello che non era riuscito a fare l'anno scorso diverse volte, perché sono convinto che se l'anno scorso fosse stato un po' più cattivo, arrivava a fondo al campionato, 5-6 gol aveva Sì, fatti sì, sì. sicuri. Perché io ricordo partite come quella che pioveva forte, non mi ricordo, Castenaso. contro il Castenaso, per 2 volte sfiorò il palo, una volta Sì, è arrivava a palo al portiere vero, con la punta delle dita. Ecco, a Tommaso secondo me gli manca proprio una briciola per diventare un giocatore importante, perché gli manca quella cattiveria di quando sono dei classici attaccanti no, che hanno il pallone davanti alla porta, che spaccano la porta. perché la tecnica ce l'ha, La la tecnica ce velocità l'ha, ce il l'ha, il fisico ce l'ha, fisico ce perché se l'ha non e 95 ha no. sempre anche margini di potenziamento muscolare No, ma già ora, sicuramente. insomma, non è mica messo Sì, ma può male. ulteriormente migliorare. Per cui se lui riesce a essere più cattivo, più vivo durante la partita, secondo me lui ha un futuro assicurato, perché quest'anno, nonostante che abbia già fatto 2 gol, poteva averne tranquillamente, anche quest'anno già Sì. 6-7, tranquillamente, perché uno mi ricordo sbagliarsi Zonzare. con la terma cercato. Allora non gli fare l'elenco, No, come no, ma avrebbe è vero, però sbagliato. Sì, sì, sì. spero che queste cose qui l'aiutino a crescere, Sì. fra Forse virgolette. anche la partita quella di Castelfranco, può No, darsi? Castelfranco non c'era No, io. a No, dov'era allora? a A Mezzolara. mezzo, ecco, a Quella Mezzolara, come ho detto. famosa palla. Mezzolara sul 2-2, Sì, sul lì. No, 2-2 che. no, no, anche Sull'1-1, sull'1-1, col portiere che gli uscì Ma sei incontro. d'accordo con quello che ha detto? No, dimmi, cioè, No, no, sono d'accordo. No, parzialmente. no, c'ha ragione, Cioè, c'ha ha ragione. ragione? Sì, No, sì, sì. non gli dire così che ha ragione. Fra poco Mattia Floris, adesso ancora qualche messaggio con Giulio. Allora, non si firma, dice Giulio, ma la vera Ovest è quella che ora è la Est? Cioè la curva con il filo spinato è stata poi portata lassù? La ex Anconetani, per capirci. Ma lui parla, questa persona parla della struttura Sì, proprio. la struttura no, la struttura è finita, non mi ricordo dove, ma è finita in un campo di un'altra società qui della Lucchesia, parte della struttura vecchia della curva, perché le due curve sono entrambe ex novo, cioè furono fatte a distanza di tempo l'una dall'altra, però sono tutte e due ex novo. Sonzodo ci scrive: domenica stadio pieno e un unico risultato. Poi fa una domanda. Dice: perché una società che investe giustamente sui giovani acquista una punta a fine carriera? Beh,
Poi dice, bravo Pecchioli, col punto esclamativo. Chi risponde? Rispondi te? No, rispondere si riferisce a De Luca. Sì, si riferisce a De Luca, però credo che è una squadra che si rispetti. 81 a fine carriera, insomma, non mi pare proprio. Ma poi una squadra che si rispetti deve avere il giusto mix giovani, meno giovani. Ammettiamo che De Luca non sia un crack, come poteva esserlo, forse, non lo so. E poi andava visto con Gambino. Però è chiaro che, insomma, abbiamo detto prima, ora ci ripetiamo, ci sono Caponi, Tarantino, Tommaso che è un under, e cioè basta. Io dico che una squadra che punta a vincere il campionato ha bisogno, cioè, ammettiamo che De Luca non sia questo fenomeno come pensate tutti voi, può sempre essere quello che forse era Chiarelli, al limite, no? Certo. Era poi qualcuno dirà, ma là forse non dovevano mandare via Chiarelli. Chissà, forse sperano che De Luca sia ancora meglio di Chiarelli. Ma poi io credo anche un'altra cosa, credo che in una squadra molto giovane come poi la Lucchese è, in effetti, perché non ci dimentichiamo che tante partite abbiamo avuto solo 95 in panchina, per cui finora senza il 93 in pratica. Esatto, cioè, la rosa della Lucchese è una squadra fondamentalmente giovane, no? Io credo che invece l'innesto di un Simone Angeli fra i difensori, di un Matteo Nolè, che mi sembra quello che è un po' più, diciamo, un po' meno giovane tra i centrocampisti, e magari avere anche un attaccante di esperienza come appunto De Luca, serva anche a questi ragazzi nel processo di maturazione, perché poi alla fine si parla sempre, no, delle famose chiocce all'interno dello spogliatoio, e secondo me uno come De Luca può essere utilissimo nei movimenti, magari per far capire a lui un movimento particolare, a parte il fatto che ci pensa anche il mister in queste cose, comunque. Però magari lo vedi fare, cioè vedi fare al famoso giocatore, fra virgolette anziano, quella cosa che ti fa scattare la molla anche a te, e la volta dopo magari la fa anche lui, ecco. Secondo me l'esperienza al servizio dei giovani è sempre stata importante, e nella Lucchese fortunatamente non ci sono poi tantissimi giocatori over 30, perché le contiamo sulle dita in una mano alla fine. Per cui... Qui c'erano altre due domande di Mario Capello, che però in pratica hai già risposto, ovvero il tuo processo di crescita, che ci hai detto rispetto allo scorso anno ti senti cresciuto. Mi sento cresciuto, però c'è ancora molto da migliorare. E poi vabbè, quanto ti pesa aver preso la munizione inutile per un fallaccio a centrocampo? Non è quantificabile. Quanto pesa? Non si può. Quantificabile. No, come quella pubblicità. Non ho nemmeno dormito la notte. Quanto pesa? Una tonnellata. Non hai dormito la notte? No, ero nervosissimo. Succede, l'adrenalina che non essere riuscito a scaricare. Vabbè. Abbiamo ancora qualcosa, se no lanciamo Floris. Ci sono tantissimi di messaggi. E allora vai, perché poi dopo non ce la facciamo e va a finire che poi ci fanno partire alle 21.30. Antonio da Lucca Drento ci scrive, per Domenica Pienone in nome di Picone, che è quel tifoso, che tutti ormai conosciamo molto bene, purtroppo. Ciao, sono Mirko, con questi acquisti mediocri e un mercato molto deludente, dice, ma il vero bomber? A gennaio ci sono i saldi, che società? Attenti a Bomber Luppi, buon Natale e buon anno a tutti voi. Io ti rinnovo soltanto gli auguri di buon Natale e buon anno, non commento il resto. Ecco, un altro tifoso, noi abbiamo lanciato il tema, che pensa che questi acquisti, insomma, non siano quelli che forse una parte dei tifosi sognavano, non lo so, ho sentito parlare di Gambino, poi arriva De Luca, ma aspettiamo, non è detto. Io credo che una società dove la squadra è in testa alla classifica, alla fine, con questi giocatori che ha avuto fino ad ora, con il fatto che hanno sempre detto che la squadra andava completata, io credo che abbiano fatto quello che hanno detto. Io faccio una domanda adesso, poi ti faccio proseguire. Faccio una domanda, non so Marco se puoi venire su di me. Tarantino lo considerate un titolare, un giocatore che dovrebbe sempre giocare? Credo di sì. Caponi, come lo considerate dopo questa prima parte di campionato che ha fatto? Non ha segnato tantissimo, ma abbiamo visto che razza di giocatore è. Pensate che stiamo facendo la crociata per Chianese trequartista, che poi potete mettere effettivamente un altro centravanti di grandissimo valore? Chi sta fuori? E poi volete far giocare un under come Pecchioli, che magari se lo merita anche? Bisogna fare anche queste considerazioni, cose che la società penso avrà valutato, forse, non lo so. Ho fatto questo, poi un altro messaggio e poi lanciamo Flores. Okay. Allora, questo qui è Roberto, che ci augura a tutti buone feste. Grazie Roberto, dice, grazie a tutti. Ciao Giulio, dice, come mai Lima è stato ceduto? Ormai siete in orbita e salvo tsunami, la strada è quella giusta, mamma ci dice. Mia, vabbè, lasciamo stare gli tsunami, Roberto. Lima l'abbiamo detto, probabilmente perché aveva bisogno di giocare. Io credo che sia fatto. Anzi, ce l'ha detto Tommaso. No, credo di sì, lui mi ha detto. Quindi anche lui era contento. Sì, era contento perché comunque andava a giocare.
L'hai più sentito da quando è andato via? No, non l'ho più sentito. Ma c'era amicizia tra voi? Sì. Qual è il giocatore con cui hai legato di più da quando sei andato? Anche con quelli con cui abito, i ragazzi con cui abito. Chi sono? Quello si può dire? Sì, Caboni, Petrini, Terlino, Riccobono. Sono dei mattacchioni. Sì. Mi dicono che sono dei mattacchioni, è vero? No, sono dei bravi ragazzi. Io ho appena detto che i sardi sono chiusi, ma Caboni mi sembra un sardo un po' atipico. Caboni è un sardo un po'. Terlino è napoletano. Terlino è classico napoletano. Ci sta. Ma Caboni, siccome i sardi sono un po' chiusi di cara, è un sardo atipico. Sì. Molto atipico. Vabbè, abbiamo invece un altro sardo adesso. Sì. Mattia Floris. Seguitelo, perché io credo che se parlerà poco e farà tanto in campo, come ci ha dimostrato oggi, parlando poco, abbiamo dovuto tirare un po' fuori le parole, chissà, forse potrebbe anche meravigliarci questo ragazzo. Mattia Floris. Amici di Curva Ovest, andiamo a presentare Mattia Floris, l'ultimo arrivato, ma non sarà l'ultimo, credo, di questo mercato di dicembre della Lucchese. Mattia, intanto ben arrivato qui a Lucca, così ti chiedo le prime sensazioni, visto che sei qui da qualche giorno, a sentirti addosso questa maglia, che come sai è una maglia abbastanza pesante. Sì, è un bel posto. I compagni sono stupendi, un bell'ambiente e dobbiamo, all'incirca dobbiamo vincere il campionato, questo. Quali sono le tue caratteristiche come giocatore? Perché noi ti abbiamo detto sei un centrocampista, però raccontati un po' ai nostri tifosi. Niente, ho fame di fare tanto e quindi... Vuoi metterti in evidenza, credo, no, qui a Lucca? Sì, certo, voglio dimostrare quanto valgo a tutti i cittadini di Lucca. E niente, voglio far bene con questa maglia e speriamo di vincere questo campionato. Senti, sei un centrocampista centrale, quali sono le tue caratteristiche da quel punto di vista? Giochi in mezzo, in un centrocampo a tre, in un centrocampo a due? Gioco in un centrocampo a tre, ala, diciamo, terzo di centrocampo. Mi piace molto inserirmi. Niente, più di quantità, diciamo anche un po' di qualità e niente. Senti, domenica arriva la Correggese, sai che è una partita molto importante, sarà anche la tua prima partita, perlomeno sarai a disposizione, no? Come la state preparando, che sensazioni hai? C'è in palio il titolo di campione d'inverno, che sarà platonico, ma insomma. Sì, siamo il gruppo, è tutto a mille, vogliamo far bene, quindi speriamo bene, dai. Speriamo di vincere tutto e diventare campione d'inverno. Caboni, che ti ha detto quando sei arrivato qui? È un tuo corregionale, no? Lui è anche di Quarto Sant'Elena. Sì. Niente, mi ha accolto bene, mi ha fatto entrare bene nel gruppo e lo ringrazio tanto per questo. Ma tra voi parlate in sardo? Sì. Qual è la frase più ricorrente che vi dite? Tante, adesso non lo so, però gli mancava parlare in sardo, diciamo. Sono arrivato io e parliamo bene adesso, dai. Vogliamo fare un saluto come fece lui quando è venuto ospite dei nostri studi, tu lo fai qui allo stadio Porta Elisa, in sardo ai tifosi della Lucchese. Grazie, allora aspetti, grazie Bicioccosu e Zio Liueni, Spresu che Vesueni. Ce lo devi tradurre perché altrimenti non abbiamo capito niente. Grazie, cosa hai detto? Grazie ragazzi, tifosi, che sono contento di essere qua e che voglio far bene. Con questa maglia, diciamo. Beh, simpatici. Tommaso, un po' timido, si vedeva. Sì, un po' timido. Però alla fine si è un po' sciolto. Quando sì, comunque anche quando ci parli, piano piano si scioglie e chiacchiera con tutti. Non è che diventa un secondo Caboni? No, non credo. Probabilmente no. Sono un po' diversi di carattere. Sì, di carattere. Va bene, dobbiamo dare pubblicità, torniamo perché vedo che col il telefonino frilla. C'ha la mano bollente. Torniamo tra poco e poi vedremo anche l'intervista con Guido Pagliuca.